Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max, come al solito, che vi parlo da Dar es Salaam, Tanzania, Africa. Allora, dunque, oggi è un intervento molto interessante e sono molto contento di ospitare Antonino Zurolo, vero Sì, Antonino? certo, sì. Della Z Metalli di Valenza, con il quale sono in contatto da tempo, poi magari appunto ne parleremo dopo, e che parteciperà anche all'evento di Lucca del 19 ottobre di quest'anno. Io sarò a Lucca dall'11 al 28 e come sempre cerco di complicarmi la vita, no? Organizzo un evento così, diciamo anche internazionale, e beh, comunque va bene così. Ecco, quindi la cosa positiva è che la locandina è finita, l'ho appena postata sul canale, quindi poi ne parleremo dopo. Diciamo, per quello che riguarda il congresso sull'oro è tutto pronto, è tutto definito del 19. Adesso sto lavorando sul, diciamo, l'evento del giorno successivo del 20, perché mi occupo anche di altre cose, e quindi ancora un pochettino di pazienza. Prossima settimana, per coloro che magari hanno già fatto l'oro, che non sono particolarmente interessati a venire il sabato, però vogliono approfondire il discorso piano B, fondazione e tutto il resto per la Tanzania, ho riservato il giorno successivo, perché sennò si fa pastrocchio e dopo si fa soltanto confusione. Benissimo, allora detto questo, io Antonino ti do insomma tutto lo spazio che ti ritieni necessario. Usualmente facciamo interventi di un'ora, ma tante volte siamo andati anche all'ora e mezza, dipende poi dalle domande e dalle risposte, insomma, dalle domande che ci sono. E quindi prego, benvenuto, prendi tutto il tempo che vuoi. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Antonino Zurolo, sono il direttore della AZ Metalli Preziosi di Valenza. È un'azienda che è stata fondata all'inizio del 2000, ma che con altri nomi, anche con società, diverse, opera dal 1980, dove ho avuto il mio primo laboratorio. Ci occupiamo di metalli preziosi, facciamo tutto quello che è la filiera completa, cioè dalla raffinazione, fusione, analisi e trasformazione in semilavorati per le fabbriche Orafe di Valenza e di tutto il territorio circostante. Abbiamo quindi acquisito una certa esperienza nella lavorazione, nel trading dell'oro. E negli ultimi 20 anni io mi sono occupato anche di mineraria, ho lavorato in 15 paesi in Africa per cercare forniture dirette con i produttori e abbiamo anche lì avuto una certa acquisito una certa esperienza nel diciamo, ricerca mineraria, nell'analisi dei campioni minerari. E soprattutto in tutto quello che è la politica per poter diciamo, importare in maniera legale quello che è i metalli preziosi dai paesi produttori. È un passaggio molto complicato, molto difficile, ne abbiamo parlato molte volte col dottor Max, e non nego che è interessante, però va fatto con tutte le attenzioni del caso e non bisogna assolutamente improvvisarsi in un campo così, diciamo, delicato. E trattare l'oro è da sempre una cosa interessante che appassiona in tutte le sue forme, appunto dalla ricerca, dalla raccolta, alla lavorazione, al fatto della distribuzione. Insomma, ci sono tanti aspetti che completano una filiera che è sicuramente anche per l'Italia, per Valenza, ma per tutte le città che lavorano nell'oro, Arezzo, Vicenza, è diciamo un qualcosa che dà risalto alle nostre lavorazioni e alle nostre competenze. E
qualcuno vuol chiedermi qualcosa, sono a disposizione. Ecco, sì, ti volevo fare una domanda io, no, merito a quello che abbiamo anche discusso ieri velocemente. Allora, durante le mie ricerche è venuto fuori che, detto in due parole, no? Dal punto di vista ideale, diciamo l'ideale, l'ottimo per quello che riguarda lo stoccaggio è lo stoccaggio in Svizzera. Io sono arrivato a questa conclusione anche in merito a tutta una serie di lavori. Ora te non so fino a che punto mi conosci, ho scritto un libro sul nuovo pensiero mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. E naturalmente mi sono occupato anche della famosa confisca dell'oro del 33 in America, che poi è successa con un po' la stessa cosa. Noi non lo sappiamo in altri paesi, anche magari in periodi diversi, e anche in Italia, no? Come l'oro L'Italia, alla parte, con l'oro alla parte. certo. Quindi, se si dovesse andare, parliamo proprio di scenari magari purtroppo difficili, momenti difficili che si possono creare a seguito della guerra, situazioni, si potrebbe anche, gli stati potrebbero anche considerare una possibile confisca dell'oro, perché è già successo, non è che sia mai successo. In America confiscarono l'oro che io chiamo dei poveracci, non andarono ovviamente nei capo della Federal Reserve a confiscare l'oro depositato lì. No, questo è ovvio. Però tutti quei depositi che sono una via di mezzo, no? Tra il deposito a casa e il deposito in un caveau di alta sicurezza potrebbero essere a rischio. Io non dico che succederà una cosa così, io dico che potrebbero essere a rischio. Quindi, in maniera così, come io mi presento come consulente, no? Non lavoro in specifico con l'azienda sola, ho pensato che la cosa ideale era quella di comprare l'oro. E lo si può fare anche in Italia per coloro che hanno come progetto quello di vivere in Italia, no? Perché poi io ho anche il discorso piano B per la Tanzania e appunto per loro scatta un discorso diverso. Per chi vuole rimanere in Italia può comprare l'oro da te, no? A Z Metalli e poi si decide dove stoccarlo. Lo può stoccare a casa, lo può stoccare nella propria cassetta di sicurezza. Mi va bene, io non ho niente in contrario. Ma per coloro che fanno un certo tipo di investimento, io suggerirei di stoccarlo all'estero. Va bene? Per coloro che vogliono stoccarlo in Italia, ho letto da qualche parte, non mi ricordo quello che è successo, è venuto fuori che sarebbe necessaria da parte di chi stocca l'oro una sorta di licenza conto terzi, chiamiamola così, rilasciata dalla questura della zona. Va bene? Poi la licenza è sicuramente una licenza per operatori professionali tipo Banco Metalli e una licenza per consumatori. Ecco, ci vuoi chiarire un attimino come funziona questa cosa qui per quello che sei te? Prego. No, è molto semplice, sono due cose completamente diverse. Il fatto di essere operatori professionali in oro ti permette di vendere l'oro d'investimento ai privati, alle aziende, a chiunque. E questo è un aspetto. Il Banco Metalli vende l'oro da investimento. Per quanto riguarda invece lo stoccaggio, sono due cose distinte e separate. Il Banco Metalli non può stoccare oro di terzi senza avere delle autorizzazioni specifiche che comunque esulano dal discorso licenza Banco Metalli. Mi spiego, ci sono delle società che fanno custodia di beni, non solo di oro, ma quadri, gioielli, qualsivoglia valore, no? E questo è appunto un lavoro diverso. Cioè il Banco Metalli non si può inventare di fare anche da custode, perché il Banco Metalli fa il lavoro di compravendita di preziosi. Ci sta che un cliente faccia un versamento della cifra per poter acquistare l'oro e poi viene a ritirarlo dopo 10 giorni, ma deve essere un arco di tempo limitato, no? Perché magari per questioni logistiche non è a casa, lo viene a prendere. Ma il fatto che ti dica lo compro e me lo tieni tu non è
permesso, perché sono due lavori completamente diversi. Due lavori diversi perché per poterlo custodire ci sono delle aziende che teoricamente possono farlo, in realtà è molto complicato, perché tu sai, ad esempio, questa azienda nuova che nasce da poco a Verona, che vende e stocca in accordo con un istituto di vigilanza e un istituto adatto a poter stoccare beni, lo fa specificamente in quella zona e lo fa con questo istituto che lo fa solo per loro. Tanti altri istituti si rifiutano di stoccare merce conto terzi, magari anche di un valore non esagerato, perché in effetti bisogna avere tipo cassette di sicurezza, che ognuno deve avere il suo all'interno di quella cassetta, non si può mischiare, cioè non si può fare una raccolta e dire io ottengo il tuo oro senza separarlo da quello degli altri. E poi scusami Antonino se ti interrompo, perché questo è un punto molto importante, no? Cioè, quindi parliamo di aziende specializzate dove chi compra oro, no? Sì. Può affittare questa cassettina sua, la tipica cassettina, sì, di sicurezza, e sì, basta, non si parla di cavò tipo quello, no, appunto, no. Sono delle security house, la più importante azienda che fa questo tipo di lavoro ce l'abbiamo qui in Alessandria, è la più importante società che fa trasporto valori. Possiamo menzionarla? Sì, la Ferrari Spedizioni, sono quelli più importanti in Europa, perché fanno, sì, insieme alla Brinks, ma la Brinks, sì, lo sappia, non fa custodia valori. Sì, lo fa e come? Sì, però in Italia devi avere non in Italia dovresti avere un'azienda, non lo fa con i privati, quello che non la fa con me, sì, soprattutto consulenza ai privati, no? Sì. E la Ferrari Spedizione so che lo fa, e diciamo che non è economico, perché rispetto alla cassetta di sicurezza che nel 99% dei casi ti assicura in massimo 100.000 euro, no? Questi non hanno limiti ai valori assicurabili, però diciamo che uno è tranquillo che il suo valore è assicurato al 100% per quello che è dichiarato, però è abbastanza costoso. Poi in un altro momento vi dirò anche quanto. Diciamo che ha un costo. C'è il fatto che fanno una serie di servizi importanti, ad esempio il fatto di poterlo venire a ritirare il bene o a casa tua o dove hai acquistato il bene, te lo portano nel cavò, diciamo nella security house dove viene stoccato, e il momento in cui lo vuoi andare a riprenderlo o ti serve per poterlo vendere, o perché non parlo solo di oro, ma parliamo di un collier di diamanti di un milione di valore, non è che lo vai a prendere e te lo metti in tasca, te lo portano a casa e in tutta sicurezza, sempre assicurato. E secondo me sono servizi importanti a certi livelli di valore della merce, no? Ripeto, non è una cosa che costa poco, però è tutto proporzionale al valore che uno vuole assicurare e alla tranquillità di essere sicuri che quel valore è assicurato. Ecco, mi dai un'idea di quello che può costare una cassetta di sicurezza in Italia? È fatta una cassetta di sicurezza in banca, dici? No, presso queste aziende qui. Queste aziende qua stiamo trattando, perché entro poco tempo faremo anche noi un accordo in esclusiva con loro. Diciamo che normalmente ci sono degli scaglioni, no? Fino a 300.000, fino a 600.000, fino a 1.000.000. E normalmente la cifra annua va tra l'1 e il 2% del valore. Non è poco. No, non è poco assolutamente. Ripeto, con i servizi, fino man mano che si sale scende. Diciamo che passa da tra un massimo del 2% a un minimo dello 0,70-0,80 del valore. Va bene, via, questo lo vediamo. C'è il fatto che, appunto, cioè, io sono sempre aperto. A quel punto lì non hai più. Io
magari parlo di persone che hanno valori di un certo livello in città, sì, un po' particolari, ecco, sì, ormai, se te lo vengono a portare a casa e tu non devi più muoverti, può essere interessante. Esatto. No, io, cioè, benissimo, io sono sempre aperto, no, a valutare tutte le possibilità, però siccome io mi presento, come ti ho detto, no, e chi mi ascolta lo sa, come consulente indipendente che segue questa impostazione che io chiamo, per capirsi, del marketing strategico, no? Sì. Per cui io mi sono dato un codice, diciamo così, e io scelgo sempre l'opzione più favorevole a chi mi dà fiducia, capito? Cioè sì, non necessariamente io, anzi quasi mai, scelgo l'opzione che mi è più conveniente. Cioè se mi è più conveniente ed è anche consona a quelle che sono i bisogni e desideri del mio cliente, va bene, ma non necessariamente, capito? Do la priorità, anzi mai do la priorità a quello che mi è più conveniente. Quindi poi faremo una valutazione, possibilmente appunto più onesta possibile, di quello che è più conveniente dal punto di vista dello stoccaggio, e ne parleremo con l'incaricato, perché poi alla fin fine è il cliente, no, che sceglie quello che vuole fare. Possiamo mettere direttamente in contatto. Esatto. Allora, dal punto di vista, senza intermediazione, assolutamente. Ecco. Benissimo. Ti ho interrotto, hai finito quello che volevo dire, perché ci avrei un'altra domanda. No, questa è la cosa. Come dicevi tu, giustamente, ci sono diversi. Se uno ha in casa un sistema di sicurezza importante ed è tranquillo, parlo di cassaforti importanti, sistemi d'allarme, telecamera, cosa e l'altra, sicuramente può tenere i suoi beni in casa. Invece, nella maggioranza dei casi, si ha purtroppo la paura di interventi esterni, e lo sappiamo tutti come che si sta verificando nelle città, il consiglio è quello di avere perlomeno una cassetta di sicurezza, dove colpi in banca, rispetto ai colpi negli appartamenti, ce n'è uno su mille, si ha una tranquillità maggiore. Ecco, poi l'importante è comunque sia che deve passare il messaggio che l'oro, proprio perché ha un grandissimo valore anche spirituale, chiamiamolo così ci si capisce, anche se noi consumatori o persone normali non lo sappiamo, ma questa è una cosa di cui io ho parlato molte volte e che è anche rappresentata nel logo che io ho scelto, e non l'ho scelta a caso, non può essere seppellito nel giardino. Cioè l'oro è proprio anche perché ha un grande valore, a parte quello spirituale, e non può, te lo dico questo perché in passato c'erano, adesso credo che non lo facciano più, c'erano dei consulenti che come idea avevano quella che l'oro deve stare più vicino possibile al proprietario, no? E quindi suggerivano questa cosa qui di seppellirlo in giardino, che a me, quando l'ho sentito, mi sono messa a ridere, solo per chiarire questa cosa qui. L'oro deve essere stoccato in un posto sicuro. Poi uno sceglie dove, come, secondo le proprie convenienze, ma non certamente stoccato in giardino. Questa è la mia personale opinione, e finisce lì. Ecco. Anche perché se il malintenzionato sa, basta un piccolo metal detector e ti trovi il buco invece che l'oro, quindi ecco, non ha molto senso. Ecco. Ecco, poi ti faccio adesso una domanda un po' particolare, però collegata a questa cosa qui, ed è questo un argomento di cui le persone non trattano proprio, no? Io l'ho trattato qualche volta in maniera molto così, ho dato la mia opinione. Ecco, ora io mettiamo che io compro l'oro, no? Io sì, compro l'oro, è l'oro di famiglia, è l'oro, diciamo così, comunque sia, che rientra in un patrimonio della famiglia, quindi c'è la moglie, c'è i figli, una cosa e quell'altra. Ecco, io lo prendo di mia iniziativa, si presume d'accordo con mia moglie, con la famiglia, e lo stocco da qualche parte, diciamo, sì, che è rilevante in questo momento, in Svizzera, in Italia. Poi io cosa devo fare dal punto di vista legale per proteggere il mio investimento qualora io morissi? Cosa suggeriresti, con la tua esperienza, di fare?
che andare da un notaio, ad andare a comunicarla al tuo avvocato, No, al tuo commercialista. Come funziona la secondo te? cosa importante in questo momento, parlo per la legge italiana, la cosa fondamentale è tenere la fattura di acquisto. Ok? Perché lasciamo perdere il fatto del decesso. Nel momento in cui tu vuoi rivendere il tuo oro, no? Con la legge italiana si paga il 26% sulla plusvalenza. Però chiaramente devi avere una fattura di acquisto. Perché dal 1 gennaio 2024, se non hai la fattura d'acquisto, nel caso in cui tu vendi il tuo oro puro, oro da investimento, paghi il 26% sull'intera cifra che incassi. Sì, questo ne abbiamo parlato. Sì, grazie Antonino della precisazione. Sì. È Chiaramente è un salasso, no? chiaro. Quindi assolutamente tenere la fattura d'acquisto, così paghi il 26% solo sull'utile che hai avuto tra l'acquisto e la vendita. Nel caso in cui c'è la successione, chiaramente, se non hai fatto un testamento, i beni vengono divisi, e comunque, nel caso in cui vi è una successione, il valore se non c'è la fattura d'acquisto e non la presenta, il valore è stabilito nel momento del decesso, no? Praticamente i tuoi figli calcolano il momento in cui è avvenuto il decesso il valore dell'oro e pagherebbero la differenza, il famoso 26%, sulla differenza di quel valore di cui ti ho appena detto rispetto al valore della vendita. Okay? Questo chiaramente, come sai, fino al valore di 1 milione di euro. E la somma tra il valore dell'oro che vendono e tutte le altre cose, appartamenti, azioni, poi chiaramente ci sono delle tasse da pagare in proporzione ai valori che si creano. Quindi secondo me non c'è nulla da dichiarare se non il fatto di quello che è stato legale. Di una certa Ecco, età. però scusami, Sì. sì. No, dicevo, mettiamo il caso che uno compra dell'oro e lo stocca in Svizzera, no? Poi questa Hai dei fattura chi la deve documenti dare? che Perché a un certo dimostrano che punto, quell'oro è capito? acquisito. Scusami se ti ho interrotto. Hai sicuramente dei documenti che dimostrano che lo hai acquistato e poi lo hai passato in Svizzera attraverso la dogana con una transazione doganale ufficiale, no? Quindi quei documenti vanno perché dimostrano che quell'oro era il tuo stoccato là. Sì, ma mettiamo il caso che te la fattura ce l'hai, Sì? cioè qui si tratta proprio di gestire questo passaggio qui, no? Sì. Questa fattura qui c'è, è nel cassetto, ma poi se la dimenticano e nessuno sa che è nel cassetto. Che succede? Cioè bisognerebbe, cioè, cercare di capire, di far capire quello che sarebbe opportuno fare nel momento in cui uno poi riceve questa fattura, cioè la deve dare al commercialista e all'avvocato dicendo: oh, guarda, che io ho comprato quest'oro, perché il notaio può anche non saperla di questa fattura quando poi si trovano a fare le successioni. Capite che ti voglio dire? Lo so, perciò ti dicevo che va assolutamente conservata. Come va conservato, caro Max, il fatto che tu l'hai portato in Svizzera? Perché se no Sì. vai a dimostrare che tu non lo hai comprato illegalmente di là, no? Con soldi portati di là illegalmente. Devi dimostrarlo che hai fatto il passaggio, eh? Per Sì, forza. Max, perché? Se no diventa complesso dimostrare che è stata un'operazione totalmente legale, eh? No, ma questo dico, sarà certificato se si fa l'operazione dall'Italia, dalla Quindi famosa dichiarazione UIF, no? Quella di cui tu sei parlato. insieme alla fattura d'acquisto è molto importante tenere anche l'operazione doganale che l'oro è passato. Esatto, ecco, volevo arrivare a quel punto lì. Poi questi Certo. documenti, cioè la fattura di acquisto e l'eventuale documentazione per l'esportazione, a chi devono essere dati? All'avvocato di fiducia, al notaio, a chi? Se la persona ha la sua cassetta di sicurezza, va messo tutto in cassetta. Al momento in cui capita
come è naturale che sia, la successione, si prendono i documenti, si danno al notaio, no? Che a quel punto lì fa tutti i documenti per la divisione dei beni e dimostra che tutte quelle operazioni sono state fatte in maniera legale. Praticamente c'è questo passaggio qui che molte persone non ci danno tanta importanza. Perché no, poi diventa, però è diventa fondamentale. Diventa un problema, diventa un problema. Mentre se l'oro rimane in Italia, no? È successo normalmente, di persone molto anziane che giustamente non hanno più, perché magari l'hanno acquistato veramente tanto tempo prima, anche se prima del 2000 non si poteva acquistare oro puro, come tu sai, tanta gente lo ha fatto, no? Sì. Però il fatto che poi dopo gli eredi si trovano in una cassetta, in una cantina o dove vuoi, l'oro del defunto, non, per lo Stato italiano basta dichiararlo nel momento in cui lo si trova con un notaio, no? Dire abbiamo trovato questo del nonno, del papà, di chi è deceduto, e come ti dicevo si attualizza il valore al momento del decesso, e questo fa testo, no? Quindi abbiamo trovato due lingotti d'oro ieri che è mancato il nonno, costava 74,80, e abbiamo trovato un valore di 49.600, punto. Quello è il valore dell'oro che è stato trovato. Quando poi lo si va a vendere, gli eredi decideranno di venderlo, dividendoselo, pagheranno il 26% su quella plusvalenza. Esatto. Ricordo comunque che il dettaglio della fiscalità sull'oro io l'ho presentato nel mio report sul mio sito a mente aperta.net, che uno si può andare, se lo può andare a leggere, è aggiornato a quello che ha appena detto Antonino. E ecco, poi però io dico, parlo della fiscalità, però bisogna anche precisare quel discorso appunto di cui abbiamo appena parlato, cioè che non è sufficiente prendere la fattura, no, bisogna gestirle bene con un po' di intelligenza queste cose. Certo. Suggerisco di sicuramente di informare il notaio di fiducia della famiglia, quello che poi dopo dovrà gestire il tutto, così almeno tutti sanno la situazione, e anche il commercialista, perché il commercialista lo deve sicuramente sapere per la dichiarazione di fine anno del riquadro RW, e quindi siamo tutti tranquilli. Benissimo, grazie Antonino. Allora ti volevo chiedere, c'è qualcuno per caso che ha qualche domanda? Prego, approfittiamo del fatto che Antonino è a disposizione oggi, tutte le possibili domande che avete sul loro, che fra l'altro ciao, scusate, posso fare una richiesta? Prego, Felice. Non ho capito bene, nel caso in cui uno detenga dell'oro in una cassetta di sicurezza in Italia, sì, muore l'intestatario, il nonno muore, e ci sono tre lingotti da 100 euro. Su questa cassetta lui scrive: voglio che questo oro vada a mio figlio, a miei nipoti, a tre persone, a prescindere dalle quote ereditarie. Ma l'erede di questi lingotti, sì, paga il 26%, se non c'è la fattura ovviamente, paga il 26% come fosse vendita? No. Allora, nel caso di successione, quella è una successione, no? È successione, quindi il beneficiario, l'erede, prende in carico, diciamo, riceve il lingotto dell'oro sotto 1 milione, lo incassa, appunto, cioè lo diventa proprietario per successione, ma non è che paga le imposte, giusto? Diventa proprietario, però acquista, praticamente diventa proprietario di quel valore al prezzo del momento del decesso. Esattamente. Se è morto che l'oro costava 75, no? I 100 grammi valgono 7.500 euro, ok? Corretto. Se lo va a vendere e prende 8.000 euro, paga il 26% sui 500 euro della prevalenza. Sì, sì, alla successione lo prende in carico, e come valore di carico è il momento della successione. Esatto. Corretto. Sì, sì, ma non paga le imposte, ecco. No, fino a 1 milione no. E poi una seconda domanda, e poi non rubo altro spazio. No, okay. È possibile detenere oro per un importo in Italia superiore, in una cassetta o a casa, per un importo superiore ai 10-12 mila euro, adesso non ricordo? Certo, assolutamente sì.
quando lei acquista l'oro al Banco Metalli, il Banco Metalli fa la dichiarazione alla Banca d'Italia e alla UIF e agli organi competenti che oltre i 12.500 è stata fatta quella transazione a quel nome. È Ma vero che però il nonno può comperarlo e poi darlo al nipote, al figlio, all'amante, giusto? sì, ma il nonno può fare tutto ciò che è lecito fare, non è un problema. Il Sì. fatto che poi dopo lo doni, no? Se in vita, secondo me non deve fare, non sono espertissimo, ma non deve fare nessun documento. Se avviene dopo il decesso, c'è quell'operazione di cui abbiamo parlato prima. Sì. Quindi il nonnino può detenere, avere in cassetta di sicurezza X oro. E Certo. andrà in successione legittima in base all'asse ereditario della successione, ma lo può detenere, non è che sia illegale. No, no, cioè, l'oro dal 2000, dal luglio 2000 in poi è legalissimo poterlo, anzi, per un certo periodo in cui non c'erano limitazioni valutarie, si poteva comprare un chilo d'oro che costava 10 euro al grammo in contanti e nessuno Certo. poteva dirti nulla. Poi sono cominciate le limitazioni che allora fino a 25, i vecchi 25 milioni, che erano 12.500 euro, si potevano fare transazioni anche in contanti. Quindi se il nonno tra il 2000 e il 2005 ogni mese si comprava un chilo d'oro, può aver stoccato 50 kg, se aveva la Certo, cosa diversa disponibilità. invece, esatto, cosa diversa invece che se il nonno o gli eredi, non so, accettando l'eredità, accettano anche eventuali rischi di accertamenti del nonno che non ha il documento di acquisto di questi beni. Eventuali rischi, se basta che il nonno non abbia un cognome pesante, stile Ricci, Provenzano, il nonno può aver avuto tutte le attività che voleva, è Certo. chiaro che se il nonno è stato un nullafacente tutta la vita, ma in questi casi non penso proprio. Quindi, No, no. quando avesse avuto appunto un reddito che consentiva, può aver comprato tutto l'oro che voleva, tranquillamente, ed è incontestabile quella cosa lì, eh. Grazie. Perché ci sono tutte, è legale, ma soprattutto c'erano tutte le condizioni economiche e, diciamo, di legge per poterlo fare. Non mi... Grazie. Prego. Benissimo, benissimo. Ah, grazie Riccardo. Allora, una domanda veloce. Quanto è il limite per l'acquisto oro in questo momento in contanti? Allora, normalmente dovrebbe essere sotto i 5.000 euro, no? Quindi 4.900 euro, 4.900. Noi per sicurezza, perché poi sai, in Italia ogni tanto vengono fuori delle cose anche retroattive, non andiamo oltre i 2.000 euro, perché è meglio stare tranquilli, cioè, sai che hanno cambiato, prima era 1.000, poi 2.000, adesso è 4.000. No. Noi non facciamo fare transazioni in contanti superiori ai 2.000 euro. Tanto è inutile rischiare che poi ci siano degli accertamenti anche sulla persona. È tanto comodo fare un bonifico e poi venire a ritirarlo. Chiaro che se uno deve fare il regalino al nipote, giustamente da 5 grammi, da 10 grammi, da 20 grammi, sotto i 1.000 euro non ci sono problemi. Per sicurezza noi non andiamo sopra i 2.000 euro. Benissimo. Altre domande? Benissimo, c'è un'altra domanda io per te. Abbiamo sempre parlato tra noi di oro, no? Però te in effetti gestirai anche l'argento tra poco, giusto? Sì, Puoi dire qualche cosa riguardo alle varie l'argento è pezzature, ai diventato prezzi? interessante, no, è Prego. diventato interessante perché soprattutto per i regalini o per i gadget di fine anno delle aziende, no? Prima, fino a poco tempo fa, quando l'oro costava, diciamo, tra i 20 e i 30 euro, no, per farti capire, il lingottino da 5 grammi o da 2 grammi, da 1 grammo, poteva essere il gadget aziendale per il Natale o per il... Anche perché sotto i 50 euro era totalmente, il gadget diventa totalmente deducibile, no? Dai costi aziendali. Ora con l'oro a questi prezzi dovresti regalare 2 decimi d'oro per stare con la manifattura, la confezione, tutto per stare in quei parametri. Quindi diventa importante offrire qualcosa di valore, perché a volte
le aziende si domandano: ma perché devo fare un gadget per i clienti, per i dipendenti, tutto che poi viene buttato lì? Un lingottino d'oro o d'argento, per quanto non abbia un valore magari eccessivo, però è sempre un qualche cosa che, se ammucchi e fai insomma quantità, alla fine puoi realizzare. E stiamo pensando appunto di fare, vabbè, i lingotti da mezzo chilo, un chilo d'argento l'abbiamo sempre fatti, no? Stiamo pensando di fare anche i lingotti più piccoli, da 50 grammi, da 100 grammi, perché appunto come regalo sta sotto una certa cifra che diventa deducibile, e sia per le aziende, no, soprattutto per le aziende, per certe operazioni commerciali o per regali ai dipendenti e tutto, può essere interessante. Quindi, scusa Antonino, quanto costa, per dire, un lingottino, la pezzatura più piccola di argento che pensate di fare? Stiamo pensando di fare lingottini anche da 20 grammi e da un'oncia. E da? Anche con IVA staranno sicuramente sotto i 50 euro. 50 euro, benissimo. Ok, va bene. E quando dovrebbero essere pronti questi? Penso entro il mese di ottobre dovrebbero essere pronti. Mese di ottobre. Vedremo, poi le aggiungeremo al sito, faremo i prezzi che vanno avanti. Ecco una cosa, poi ne parliamo noi, no? Poi ne parliamo naturalmente persona. Però quando vieni a Lucca, potresti portare una campionatura di quello che fai per farla vedere? Certo, assolutamente. Poi se oro, poi se lo vogliono toccare, magari facciamo pagare quanto, $2 o $3 toccano. Ah, va bene. No, scherzi a parte. No, no, poi ne parliamo di questa cosa lì che mi interessa poi anche a me. Benissimo. Altre domande? Se no, un'altra domanda io per te. Allora, grosso modo, conoscerai i prezzi degli altri bancometalli, no? Allora, ti do comunque una buona notizia. Io ho fatto un confronto fra i prezzi che avete voi adesso e che presentate sul vostro sito, che ricordo è azmetalli.it. Io ho il link, se lo volete, poi lo cercate, non ci sono problemi su Google. I prezzi che hai adesso mi sembra di poter dire sono forse i più bassi in Italia, lo sapevi? Sì, abbiamo fatto una ricerca di mercato, cerchiamo di stare più limitati possibili nei costi per cercare di entrare nel mercato in maniera importante. Ecco, allora io te lo dico perché sono un po' un esperto, posso dire, in queste cose. Se si conferma questa cosa qui, bisogna in un certo senso verificarla, sarebbe un ottimo plus dell'azienda che tu potessi garantire, almeno magari non in tutte le pezzature, no? In quello che poi potrebbe diventare il prodotto civetta, il prezzo migliore del mercato, no? Ora te lo dico perché tanto gli amici che mi seguono lo sanno che io sofistico sempre le cose, però ragiono un po' all'americano. Cioè dire, guarda, io ti garantisco che per i due grammi, io ti faccio il prezzo migliore del mercato. Cioè a dire, te trovi un'altra azienda che pubblicizza lo stesso prodotto con la stessa grammatura a 0,50 euro più bassi, no? E io ti confermo che se vieni da me a comprarlo ti mantengo lo stesso prezzo. Allora, questo qui sarebbe una cosa molto importante se tu potessi farla e se ci fossero le condizioni di farla, perché naturalmente è quello che si chiama un plus strategico, no? Dal punto di vista del prezzo. Parliamone. Sono contento che hai parlato del 2 grammi, perché non ne avevamo forse parlato ancora. Mentre il grammo che noi facciamo, no? Il lingotto da un grammo è soggetto ad IVA, perché per la legge 7/2000 si considera oro da investimento tutte le pezzature superiori al grammo. Il 2 grammi comincia a non esserlo, quindi nel 2 grammi si paga il valore dell'oro e un minimo di manifattura per la
lo stampaggio del lingotto e un minimo di costo per la presentazione e per tutto quello che è il packaging del lingotto. Tengo allora, sai cosa ci inventiamo, Antonino? Tengo da precisare una cosa, scusami. Rispetto a tutti gli altri competitor, tutti i costi da noi sono comprensivi nel prezzo che vedete nel sito, cioè non c'è nessuna aggiunta né per il packaging e soprattutto neanche per la spedizione gratuita e assicurata in tutta Italia. E questo va detto, eh? Sì, sì, è scritto. È questo unico che va detto sul sito immediatamente, cioè, capito? Sì, certo. È comunicato, ma poi c'ho un'idea, tanto si fa per parlare, no? C'ho un'idea, ne parliamo, vorrei che tu creassi il lingottino da 3 grammi del dottor Max. Ah, va bene. Si può fare, certo, no? Certo. Basta mettersi d'accordo, così io ti mando le persone che i miei clienti devono, sto scherzando, ma devono tassativamente venire a trovarti e comprare il lingottino del dottor Max, che naturalmente avrà un packaging studiato da me con tutte le sofisticazioni dal punto di vista creativo che mi posso. E vedete, questo che è marketing strategico, sono quelle cose che magari uno non ci pensa tanto, ma è che sono assolutamente sofisticate. Se te vivi in America, le noti, no? È chiaro, noi in Europa non ci abbiamo, siamo 15-20 anni indietro ancora, purtroppo, in questo settore qui, ve lo dico. non facciamoci venire troppo mal di testa, però sono anche quelle cosettine lì che io noto, che faccio notare, che può fare la differenza. Benissimo, ok. E c'è nessuno che vuol fare domande, commenti? Luigi, Diego, prego. Felice, Erika, abbiamo già fatto un 40 minuti, quindi va bene così, cioè, non voglio. Bene, dai, allora io direi che se non ci sono altre cose, possiamo salutare i nostri amici che ci hanno ascoltato e ti diamo appuntamento a quando deciderai. Sì. Con benissimo, ogni mese possiamo fare sicuramente. Antonino, non so se ce la facciamo adesso, è un mese preciso, grosso modo, di qui al convegno di Lucca, però dobbiamo, lo diciamo a tutti i presenti, ma anche chi ci ascolterà, che per il 19 ci sarà una sorpresa, non diciamo cosa, va bene? Ma per chi verrà il 19 dalla Z Metalli di Valenza e da Antonino, i partecipanti riceveranno una gradita sorpresa. Diciamo solo questo, Poi ci penso io. Va bene? Va benissimo. Buon fine settimana, grazie. Grazie, arrivederci a tutti, grazie. Ciao, Max. Ciao. Grazie, ciao. Arrivederci, grazie mille. Tornando a noi, come vi ho detto, sto lavorando adesso sulla domenica. Io ho bisogno di un po' di collaborazione, perché ve l'ho detto, per coloro che magari hanno una mezza idea di intervenire il sabato, sto organizzando tutto, anche ora ci sarà la sorpresa della tombola, queste cose qui che io mi invento all'ultimo momento, non ci ho dato tanta pubblicità, ma sarà un evento, diciamo, professionale, ma anche con premi, no? Che saranno poi, avete già un po' capito, premi, ci mettiamo insieme quello che posso mettere insieme, perché io non sono in Italia, non sono una persona super ricca, però dobbiamo organizzare, cerco di organizzare tutto per creare un vero evento, diciamo anche un po' sullo stile americano, va bene? Quindi coloro che vogliono venire, di comunicarvelo il prima possibile, gradirei che con voi portaste un amico, un'amica, qualcuno che può essere interessato. Se venite il sabato parliamo di oro e basta, Se venite poi il giorno successivo possiamo parlare di tutte le cose di cui mi occupo io e anche di oro. Sicuramente dobbiamo solo decidere se lo facciamo solo la mattina oppure magari la mattina e il pomeriggio, va bene? Il programma nel dettaglio è disponibile, cioè un discorso della locandina, no? In generale sulle poi per tutto il discorso del pranzo, la scena, insomma queste cose
tempistica, logistica, direzione, eccetera, eccetera. C'è un altro documento che ovviamente poi io vi manderò per coloro che vogliono maggiori informazioni. Dunque, per quello che riguarda l'oro, l'oro sta ancora volando, no? Come vedete, anche ieri ha raggiunto il massimo in euro di 2330 euro all'oncia e in dollari 2300 euro, cosa sono questi? Sì. E in dollari, ve lo dico subito, lo stavo guardando prima, l'ho anche postato, di, eccolo qui, 2578. Quindi è una cosa abbastanza strana questa, perché? Perché l'oro sta crescendo ultimamente molto di più, cioè non ha momenti in cui si stabilizza il prezzo, ce l'ha, ma ce l'ha in genere durano molto di più, quindi in pochi giorni boom, riprende. Questo è dovuto al fatto, ritengo, una serie concomitante di ragioni per cui le banche centrali hanno ricominciato sicuramente a comprare oro, cioè comprano più oro rispetto a quello che vendono, perché lo sapete, le banche centrali in certi momenti comprano, in certi momenti vendono. La banca centrale, per esempio, delle Filippine sta vendendo un sacco d'oro. Ora non abbiamo parlato con Antonino, però anche la banca centrale del Ruanda sta vendendo enormi quantità d'oro. Io mi chiedo da dove queste quantità d'oro vengano fuori. Ne abbiamo parlato nell'intervento di mercoledì, non questo, quello scorso, con Fabrizio. Probabilmente verranno da quella zona che è in Congo, che si chiama Goma, che è proprio lì vicino a Ruanda, guarda caso l'hanno messa sul libro nero, e quindi i congolesi, non potendo portare e esportare l'oro in tutto il mondo, quella lì è fra l'altro una delle zone più ricche al mondo di oro, dove lo portano? Lo portano a Ruanda. Ecco bene fatto, così si capisce come mai quella zona lì è diventata, è stata messa sul libro nero. Però insomma non facciamo troppo i cospirazionisti. Diciamo che ho saputo per certo che la banca centrale, anche la banca centrale di Ruanda, sta vendendo oro. Beh, allora diciamo il punto locale velocemente sul discorso switch pilot, come l'ho richiamato io, valorizzatore del metallo. Allora, contrariamente alle previsioni, ma in relazione ovviamente a quello che vi ho appena detto, circa due settimane fa l'oro ha ricominciato, la ratio ha ricominciato ad andare verso, diciamo a risalire, per capirci, stava scendendo piano piano a favore dell'argento, però proprio per questa situazione di crescita dell'oro ha ricominciato a salire e adesso sta calando anche abbastanza vorticosamente, ma in maniera molto veloce. Per coloro che hanno attivato il switch pilot, e siamo praticamente tutti quasi tutti nella stessa situazione, cioè abbiamo oro presso Ovesta, abbiamo attivato il switch pilot, abbiamo attivato il primo ciclo, è partito col picco dell'oro, adesso attendiamo tutti, siamo grosso modo, ce l'ho qui davanti a me, siamo grosso modo, vediamo un pochino, in tutti intorno al range, no, quello lì, eccolo qua, che si è detto, cioè attivazione switch pilot dai 78 ai 74, siamo tutti, insomma, tutti coloro che hanno sottoscritto, non dico i nomi, attendono che questo razio cali, e adesso oggi ve lo dico subito al volo, è 84,5, 83,2 e sta calando, sembra, in maniera molto decisa. Ecco, quindi un po' di pazienza, vi ho detto tante volte che ci vuole pazienza, perché i soldi e l'energia e tutto non si crea dal nulla, poi magari ci possono anche essere dei sistemi molto efficienti dal punto di vista della creazione dell'energia, diciamo così, quasi dal nulla, noi non li conosciamo, ma esistono,
E comunque sia, dobbiamo essere consapevoli che per creare questa un'extra grammatura ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. Io dico, insomma, ve l'ho già detto, no? Consideriamo di avere comprato un bot CCT a un anno e aspettiamo, come succede per i bot CCT, questa benedetta extra grammatura. Ma qual è la cosa positiva? La cosa positiva è questa extra grammatura, un po' più, un po' meno, ci sarà, diciamo il presente, coprirà abbondantemente i costi di deposito e magari genererà una sorta di income, chiamiamolo così, in maniera sicura e soprattutto completamente scollegata dagli andamenti di borsa. Anzi, posso dire che se un domani, speriamo di no, ci fosse un crollo completo della borsa, noi siamo comunque in una botte di ferro perché abbiamo investito in oro. E quindi l'oro, io prevedo che alla fine, probabilmente metà fine del 2026, dovrebbe, secondo il trend, quello che posso aver capito io, aver superato i 100.000 dollari. Io mi esprimo sempre in dollari, 100.000 dollari al grammo, va bene? E che però grosso modo corrispondono a un valore equivalente dell'euro, dipendentemente da quello che possa capitare alla digitalizzazione, al processo di digitalizzazione sul quale stanno lavorando oggi, che è, secondo me, un discorso di lana caprina, detto chiaro, te lo dico proprio in maniera molto chiara, perché siamo già in un sistema digitale, quindi tutto quello che faranno lo possono già fare adesso. Quindi quello che stanno facendo è praticamente una sofisticazione di un sistema che esiste già, probabilmente per altri obiettivi. Per altri obiettivi che chi mi segue in grosso modo possono immaginare. E quindi io prevedo che intorno a metà fine 2026 l'oro farà quasi il 30%, perché adesso è a 70-72. Quindi anche dal punto di vista dell'investimento è l'unico investimento possibile da fare. Io, come sapete, lavoro principalmente con questa azienda tedesca. La buona notizia è che con Walter abbiamo fatto un ottimo lavoro e stiamo rivedendo e perfezionando i contratti di base, che avevano bisogno dell'intervento del dottor Max per essere fatti con i crismi, come si dice, della legalità italiana. La prossima settimana completeremo anche quello dell'e-service, che c'è un primo contratto generale, si chiama, e speciale è la parte delle tariffe a taglie che è stata inserita ultimamente, quindi ci sarà una parte di contratto generale con tutte le normative che regolano il rapporto, prima parte, poi ci sarà una seconda parte che regolamenterà l'introduzione e il funzionamento del switch panel praticamente, e poi ci sarà una terza parte, io ho armonizzato tutto, una terza parte per l'utilizzo dell'e-service, quindi di tutte le operazioni digitali sul sito che ci viene creato, no? Quando apriamo il contratto. Ricordo che per tutti coloro che magari non mi conoscono, io adesso offro un tour sul sito gratuitamente, quindi per coloro che sono completamente neofiti, do la possibilità, c'è da fare una certa procedura per farlo, che c'è da creare un sito, praticamente una password a tutti gli effetti, per poi essere in condizione io di farvi il tour, se no poi dovrei farlo con la condivisione di schermo e non lo voglio fare, però quello sarà più che sufficiente per farvi vedere tutto. Oppure anche per i clienti esistenti, per i clienti diciamo così vecchi, no? Cioè per i clienti che hanno in questo momento un contratto vecchio con Ovesta, tipo Royal Class, oppure un Premium, una Class, uno Smart, una cosa di questo tipo, li pregherei di contattarmi. Molti sono ancora in procinto di passare alle nuove taglie. Molti non sono particolarmente interessati, non si sono ancora decisi.
Allora, se uno proprio dopo aver magari fatto una chiacchierata con me non è disposto a cambiare, io non c'è nessun obbligo, rimane con Royal Class, paga il deposito che deve pagare, se lui è contento io non ho problemi. Però questo vorrei che avvenisse in maniera cosciente, cioè dopo responsabile, dopo aver fatto magari una chiacchierata con me. Io vi presento i vantaggi e gli svantaggi e poi uno decide, non c'è mica nessun tipo di problema. Ecco, a me quello che mi rimane curioso è quello che ho delle persone, non molte per fortuna, ma dei clienti che hanno investito una certa cifra, certe cifre anche importanti, e che hanno trattato all'epoca con Walter Manca, non direttamente con me, con i quali probabilmente non sono riuscito a creare un rapporto. Adesso sono lì che mi dicono, alcuni mi hanno detto no grazie, non mi interessa, che magari non hanno, mi hanno nemmeno mai più sentito, non ha sentito un intervento due, ma un intervento due, anche se mi senti parlare di questo valorizzatore, non è che capisci tutto, no, perché non è una cosa così immediata, ci vuole un attimino di lavoro. E quindi loro si vede, si fidano di avesta, va bene così, non c'è nessun tipo di problema, assolutamente. Se volete contattarmi e mi contattate, però io, siccome a questi soggetti ho già mandato 3 o 4 messaggi ed ho ricevuto risposte ni, io naturalmente non li disturbo più, magari gli manderò gli aggiornamenti, questi qui, però se vogliono parlare di Pilot, di tutto questo, questa evoluzione enorme, no, che ha introdotto, unica al mondo a Ovesta, ben volentieri, altrimenti va bene lo stesso. Poi creerò dei gruppi, ho chiesto l'autorizzazione per chiedere dei gruppi per chi mi segue, perché ho notato che tante volte uno riceve una notifica così, no, anche dal canale di YouTube, oppure da Telegram, poi Telegram mi limita in quello che faccio. Io non so se queste notifiche arrivano o non arrivano, e non so, non ho nessun feedback sull'ascolto. C'ho un minimo di feedback su Rumble, un minimo di feedback su YouTube, dove adesso carico soltanto praticamente video inerenti ai miei interventi su loro, tutti gli altri vanno su Rumble, però non ho un vero feedback. Questo a me mi disturba abbastanza, perché io vorrei avere, perlomeno vorrei poter controllare il feedback effettivo, cioè se uno le cose le ascolta o non le ascolta. Comunque creerò questi gruppi e poi con quello, coloro che mi hanno dato l'autorizzazione, e poi dopo. E bisogna sempre tenerci aggiornati, questo voglio dire. Anche se uno fa un investimento così e si fida dell'azienda, non vuol dire niente. Bisogna comunque tenersi aggiornati. Per fortuna loro sta andando bene e quindi dovrete tutti essere contenti, no? Perché si sta realizzando quello che vi ho detto 4 anni fa, che vi ho detto in questo periodo, e quindi uno potrebbe anche essere contento, no, di questa cosa qui. Ho altre persone che mi hanno detto no, guarda, purtroppo non posso fare nulla perché ho investito in monete digitali e ho perso soldi. Ecco belli fatto. Nell'articolo, Diego, che mi ha mandato, che a questo punto non voglio trattare l'argomento perché siamo in chiusura, lo facciamo la prossima settimana, si parla anche di una cosa molto strana, del collegamento, del possibile utilizzo delle blockchain a livello di banche centrali. Io ve l'ho buttata lì apposta questa cosa qui, perché se c'è un esperto che mi può spiegare come può avvenire un fenomeno del genere, è come se cane e gatto si utilizzassero lo stesso piatto per mangiare. È una cosa assurda che io non capisco, ma capisco, io la capisco benissimo, il problema è che la gente che non la capisce, perché com'è possibile che cane e gatto si trovino a mangiare insieme lo stesso piatto, perché è pensare che la BIS di Basilea, che è la banca delle banche, sposi una blockchain per creare una struttura alternativa con altre banche centrali, mi fa venire la pelle d'oca. Ecco, benissimo, con questa bella notizia
finiamo l'intervento di oggi, che credo, spero, sia stato particolarmente interessante. Io ricordo gli appuntamenti di lunedì con Flavio sulla Rana Libera. Abbiamo finito i 3 più 1, diciamo così, interventi sul culto di Roma, dove vi ho detto delle cose che, grazie a Franco Collins, credo molto molto interessanti. E lunedì mi devo inventare un altro approfondimento, diciamo così. Se c'è qualcuno che mi segue e che ha degli argomenti di cui vuol parlare, o sono anche sempre un po' dimenticato, se c'è qualcuno che seguite e che pensate che possa dare un contributo in qualche maniera, se me lo segnalate, io magari lo invito, lo faccio venire per esporre le proprie cose. Io questo l'ho fatto per tanto tempo, all'inizio con l'Accademia con Ubaldo Croce, mica parlavo io, facevo parlare Mauro Biglino, sono intervenute tante persone che sono che hanno arricchito, diciamo così, la presentazione. Stavo lì, ascoltavo e facevo le domande. Poi dopo, piano piano, ho iniziato a parlare anch'io, perché avevo delle cose da dire, no? Quindi tutti coloro magari che sono, spesso e volentieri mi segnalate, no? Mi mandate link di quello, di quell'altro, di quel... Allora, teniamo presente una cosa in chiusura, che io sono sempre aperto a dare spazio a tutti, perché il mio sito si chiama Mente Aperta. Se mi segnalate uno che magari non è che mi stia tanto simpatico, a me non mi interessa. Se il vostro desiderio è ascoltarlo, io lo invito senza nessun tipo di pregiudizio e gli do lo spazio. Faccio esattamente quello che loro non fanno con me. Va bene lo stesso, non c'è nessun problema. Quindi, benvengano segnalazioni in questo senso. Potete anche contattarli voi direttamente e dire: guarda, vuoi mica per caso portare la tua testimonianza per le tue ricerche? Almeno magari si aprono dei nuovi capitoli di, diciamo così, di argomenti, no, dei quali si può parlare, e mi date una mano anche a me per lavorare, perché se no l'argomento me lo devo preparare tutto io e mi ci vuole un giorno pieno, e se volentieri, che io lo faccio volentieri, però anche oggi siamo in 5, me compreso. Vabbè, detto questo, avete domande in conclusione o commenti? Va bene, benissimo. Allora io vi ringrazio, sì. E vi auguro un buon... Felice, dimmi. Dottor Max, se per lunedì non hai argomenti, magari, visto che io non sto seguendo molto l'attualità, se magari vuoi fare una spoilerata su quello che sta succedendo a livello sia italiano, europeo, internazionale, non sarebbe male, secondo me. Sì, lo faccio volentieri, però ti dico subito che su alcune cose sono completamente impreparato, cioè posso aver letto la notizia, magari qualcuno me l'ha comunicata, però io non mi occupo di attualità. Ah, sì, okay. È chiaro che se c'è un evento particolare e uno magari mi fa una domanda, io posso, però... No, non amo dirvi tutte quelle cose che vi dicono tutti gli altri. Okay. Quindi non ho, anche qui non ho pregiudizi, però siccome anche Flavio qualche volta vuol parlare di attività, io gli ho detto, e l'ho detto anche mi sembra lunedì fa, non è che non ne voglio parlare, è che io non ho tempo, ho bisogno di tempo per preparare le cose che dico, perché non sono un giornalista. E non voglio trovarmi a riparlare, a parlare di argomenti o che sono gossip o che sono bufale, non ho nessuna intenzione di parlare di queste cose. Devo parlare di argomenti sui quali vi posso dare anche una proiezione da un angolo diverso, perché questo è il mio vero lavoro. Se devo parlare di un argomento, di una cosa ovvia, mi potete fare la domanda, però poi la risposta è una risposta ovvia, perché non mi sento a mio agio a parlare di cose di attualità e che poi magari anche mi interessano poco, sono sincero. Comunque ci sono, come ripeto, tutti coloro, o anche voi, se avete degli argomenti che volete approfondire, per quello che posso, già che devo comunque dedicare del tempo a preparare comunque qualcosa da dire, allora posso preparare il tempo a
preparare un qualcosa che volete, su cui volete fare un approfondimento voi. Va bene lo stesso. Va bene? Benissimo. Allora poi ci sarà l'appuntamento di mercoledì prossimo su Destinazione Tanzania alla stessa ora e quello ovviamente del sabato prossimo, come al solito, alla stessa ora su questo canale. Va bene, benissimo. Buon fine settimana a tutti. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao Erika, in gamba, poi ci sentiamo. Ciao.